È un'estate soleggiata e al contempo drammatica. Se da una parte le alte temperature stanno favorendo le attività degli operatori turistici e balneari, dall'altra la mancanza di piogge sta provocando danni ingenti sia all'agricoltura sia per l'acqua potabile, che è già scarsa in diverse zone della provincia di Pesaro Urbino. Per far fronte a queste criticità sono scattate diverse misure, come le ordinanze comunali antispreco e la sospensione fino al 15 ottobre, e salvo alcune eccezioni, di tutti i prelievi dal fiume Candigliano, dal fiume Metauro e dai relativi affluenti. Inoltre, a Cagli è stato aperto il Pozzo del Burano, realizzato nel 94 e ristrutturato 2 anni fa per approvvigionare gli invasi che riforniscono la costa di acqua potabile, ma i problemi ci sono stati anche in questo comune, dove nei giorni scorsi i rubinetti di alcune case sono rimasti all'asciutto. Ad oggi, insomma, abbiamo questa situazione ancora che permane, insomma, di pericolo, diciamo, e mitigata in parte, credo, i dati in questo ci confortano, grazie all'apertura del Pozzo del Burano, questa risorsa che viene destinata appunto per le emergenze, e con i suoi 300 litri al secondo, insomma, è riuscita in qualche modo a andare in controtendenza a quelli che erano dei dati veramente drammatici. Poi il gestore si è attivato subito sul territorio, riempendo di autobotti tutte le varie, chiaramente, cisterne che vanno in crisi, quindi cercando di sostituire quello che l'acquedotto pubblico adesso non può fare. Cerchiamo di impegnarci anche come cittadini privati, insomma, perché una piccolissima parte la possiamo fare e la dobbiamo fare anche come cittadini. Non sappiamo, ha poi aggiunto l'assessore Simona Palazzetti, per quanti giorni ancora dovrà rimanere aperto il pozzo, e proprio in quest'area gestita da Marche Multiservizi stamattina abbiamo fatto un sopralluogo per capirne il funzionamento. Si tratta di una grande riserva d'acqua sotterranea posta a molti metri di profondità e funziona a pressione. E abbiamo pochi dati sulla sua capacità, diciamo, di recupero. Alcuni confortanti, ma esigui, si riferiscono ad un'apertura programmata eseguita nell'ottobre 2020. Questa apertura di soli 12 giorni ci ha mostrato che con una portata fino a 450 litri al secondo il pozzo ripristina, diciamo, la sua capacità iniziale. Ecco, non sono dati sufficienti. E quindi, in attesa di soluzioni che ci possano far affrontare queste crisi idriche che ormai sono ordinarie, è necessario acquisirne di più. Esiste anche un sistema di telecontrollo presieduto dalla sala operativa della Protezione Civile Regionale e accessibile ai comuni interessati per verificare in tempo reale eventuali anomalie. A pochi metri di distanza si può notare invece la paratia che protegge l'invaso, perché nei casi di piena del fiume Burano l'acqua tornerebbe verso il pozzo. Purtroppo non possiamo più, e questo è chiaro, trattare come emergenza un qualcosa che ormai succede in modo cadenzato di anno in anno. Abbiamo un'esperienza già avvenuta nel 2017 e quest'anno stiamo toccando uno dei momenti più difficili per quanto riguarda l'emergenza idrica. Ecco, quindi io credo che dobbiamo avere il coraggio, guardando in futuro, di poter mettere in campo delle soluzioni che ci possano portare alla risoluzione definitiva del problema. Che siano poi le acque di profondità o le acque superficiali la soluzione non sta a noi dirlo, ma è la scienza che ci deve indicare la via. Io mi auguro, ecco, che dopo le prime piogge, che a breve spero arriveranno, non ci si dimentichi dell'emergenza idrica e si possa da subito mettere in campo quelle soluzioni che in parte già ci sono, che ci consentano di poter avere la risposta definitiva all'emergenza idrica del futuro.